Se l'intelligenza è sharing, questo il titolo dell'incontro pubblico con Stefana Broadbent, che si è tenuto mercoledì 22 novembre nella sala polifunzionale dell'Università Cattolica di Brescia. Obiettivo della mattinata è stato quello di analizzare l'evoluzione dell'attività digitale nella vita di ognuno. L'evento ha visto la collaborazione di Laboratorio Brescia 2030, un cantiere di idee per immaginare come sarà la città di Brescia nel futuro. Punto di partenza è il fatto che dopo 10, 15, 20 anni di uso di internet, diciamo, molte persone sono diventate molto capaci a, appunto, a comunicare online, a trasmettere le proprie idee, anche se sono piccole, semplici, eccetera. E per cui, diciamo, c'è un capitale, se volete, di competenze, eccetera, che finalmente è accessibile, che in un certo senso si può usare, si può condividere. E tante amministrazioni, tante realtà anche pubbliche si sono resi conto che ci sono delle competenze che dei cittadini che si possono sfruttare. Per cui vediamo l'emergenza in tante città, in fondo dal budget partecipativo al fatto di chiedere idee, eccetera. Chiaramente l'esempio più eclatante è quello di Wikipedia, ma da lì ci sono stati tanti sviluppi. L'idea è proprio di dire: ci sono competenze, capacità, posso essere esperta di agricoltura o di qualche materia, e adesso ho anche la capacità di trasmettere queste conoscenze online. Come possiamo usarle e come possiamo collettivamente, in un certo senso, approfittarne? C'è una specie di sistema che alimenta, cioè quello che impariamo a fare sul lavoro lo portiamo anche a casa, quello che facciamo a casa lo portiamo anche sul lavoro, per cui diffondendo un pochino la capacità di collaborare a distanza con degli strumenti molto spesso abbastanza poveri, cioè stiamo diventando sempre più bravi a comunicare, se volete, con degli strumenti che in fondo sono abbastanza limitati, pensate a poche parole, eccetera, eccetera, ma riusciamo in un certo senso a metterci nella testa dell'altro, a capire e a costruire, diciamo, dei progetti comuni.